Bene, buonasera a tutti. Possiamo iniziare questo momento di presentazione. Innanzitutto benvenuti, una serata un po' particolare, uggiosa, ma sicuramente ricca dal punto di vista storico ed artistico. Ci troviamo innanzitutto all'interno della sala del conclave del Palazzo dei Papi di Viterbo, quindi luogo simbolo della nostra città. E questa sera siamo stati convocati per un evento sicuramente unico e straordinario. Verrà presentata all'opera il Mosaico dell'Umanità, che è una croce, come tra poco vedrete, realizzata dal maestro Roberto Joppolo, al quale direi di fare subito un bel applauso. Maestro Roberto Joppolo è un artista conosciuto ormai un po' da tutte le parti, ha fatto importanti opere che sono collocate in musei, in santuari, in chiese, e quindi avete avuto modo anche di vedere dall'invito il suo curriculum, ma ecco, credo lo conosciamo tutti, e quindi il nostro applauso. E questo avvenimento, l'inaugurazione del Mosaico dell'Umanità, avviene a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia. La nostra diocesi, il vescovo ha chiuso la Porta Santa domenica scorsa nella nostra chiesa cattedrale. Oggi il Santo Padre questa mattina ha chiuso la Porta della Misericordia nella Basilica di San Pietro. E quindi a conclusione di questo Giubileo straordinario viene collocata questa importante opera. Quindi io mi limito soltanto a dare il benvenuto, a salutare coloro che tra poco presenteranno l'opera, innanzitutto il nostro vescovo Monsignor Lino Fumagalli, che farà gli onori di casa e inaugurerà adesso l'opera, alla presenza del sindaco della nostra città di Viterbo, dottor Leonardo Michelini, e presente anche il rettore della Basilica di Santa Croce in Firenze, che è padre Antonio Di Marcantonio, che ci presenterà l'opera nei dettagli, e poi è presente il figlio del maestro, dell'artista Roberto Joppolo, Vittorio Joppolo. Bene, subito la parola al nostro vescovo per l'inizio. Buonasera a tutti, benvenuti, mi fa piacere che ci si incontri in quest'aula, dicevo, con il sindaco che incute rispetto, non lo so, sarà per ciò che è avvenuto per 3 anni circa, per la essenzialità della struttura, anche per l'affetto che noi viterbesi abbiamo per questa sala del conclave. E questa sera inauguriamo questa croce che il maestro Joppolo ha voluto donare alla sala del conclave, a conclusione di quel Giubileo della Misericordia che, come Papa Francesco ci ha detto, ma soprattutto ci ha fatto vedere con i suoi gesti, è un pochino il percorso della Chiesa e dell'umanità. Oggi abbiamo bisogno di misericordia, di sentirci amati da Dio tutti, e attraverso questa percezione dell'amore ritrovare fiducia in noi stessi per costruire un mondo migliore in cui l'accoglienza, la solidarietà, la condivisione, la vicinanza, il farci prossimo diventino lo stile di tutti, a qualunque religione o ideologia appartenga. Ecco, il professor Joppolo, poi ci verrà spiegato, ha voluto rappresentare questa croce che è l'amore di Dio per noi toccato con mano, che include un po' tutta l'umanità, tenendo presente quella frase sempre di Papa Francesco: abbiamo bisogno di essere sempre con un atteggiamento di inclusione, mai di separazione, mai di esclusione. E mi auguro che tutti coloro che visiteranno questa sala, e sono tanti, possano non solo ammirare la bellezza artistica di quest'opera, ma anche assaporare questo messaggio per un mondo migliore e una Chiesa migliore.
Da parte mia, grazie al maestro Joppolo, gli dicevo poc'anzi che abbiamo varie opere qui. Le tre porte della chiesa cattedrale, questo crocifisso, questa croce, e sotto sta per essere collocato un magnifico crocifisso, sempre opera del maestro Joppolo in bronzo, che colma una profonda lacuna. La prima volta che sono entrato nella sala Alessandro IV, che è molto bella, che serve per i nostri incontri, ho detto: non c'è un segno sacro, uno, c'è solo una croce dietro sbiadita che non si vede, che è un residuo di un affresco. E il maestro Joppolo pone un bel segno sacro, ma anche di alto valore artistico. Grazie maestro, grazie a tutti voi e una felice serata. Tanto bella da vedere dietro, ed è stata posta in una posizione tale che permette di poter girare e vedere ambedue le facce. Bisognerà metterci in mezzo perché non si nota. E adesso lasciamo subito la parola a Padre Antonio di Marcantonio, come dicevo all'inizio, che è il rettore della Basilica di Santa Croce in Firenze, che ha seguito anche le varie fasi del progetto e quindi ci svelerà tante curiosità. Grazie innanzitutto e saluto con cordiale fraternità il Vescovo, il Sindaco e il Maestro Joppolo, di cui mi pregio essere amico, ma soprattutto tutti voi. È un grande onore per me stare qui per condividere questo momento importante. Come si diceva, ho avuto l'onore di seguire fin dall'inizio questa opera. La pazienza, la genialità e la creatività del maestro Joppolo che ha portato a questa opera, questa è una delle opere, ma ce ne sono tre, poi vi spiegherò dove andranno e che cosa rappresenteranno. Voi che conoscete forse meglio di me il maestro Joppolo e scorrendo un po' la sua vita, la sua opera, le sue opere, c'è una parola che ricorre frequentemente, la pace. La pace come messaggio, l'arte di Joppolo è un messaggio di pace e di fraternità, sorretto da uno spirito di fede sincera, semplice, ma che appunto vuole portare questo messaggio di fraternità, di solidarietà al mondo intero. Ecco, per cui anche questa opera, questa croce, qualcuno si domanderà, ma perché una croce? Poi vi spiegherò il perché. Ecco, quindi questo progetto che nasce dalla genialità, dalla sensibilità del professor Joppolo, e si chiama il mosaico dell'umanità e vuole appunto interpretare così il volto di questa umanità di oggi,
si chiama mosaico. Il mosaico è fatto da tante tessere, ogni tessera è messa al punto giusto per costruire una figura, per costruire un volto. Purtroppo l'umanità, la nostra umanità di oggi, è un'umanità estremamente divisa, è un'umanità un po' disorientata. Perché? Perché ha perso il suo volto. Papa Francesco ce lo ricorda sempre, cioè bisogna riscoprire l'appartenenza ad un'unica umanità, un'umanità che però diventa fraternità, diventa accoglienza, diventa integrazione tra i popoli, tra le religioni diverse. Ecco, allora è un messaggio forte, un messaggio che viene posto proprio al termine di questo anno santo della misericordia, e questa interpreta veramente la misericordia di Dio. Diceva il Vescovo che va vista la croce davanti e di dietro. Davanti c'è la figura stilizzata del Papa, del Sommo Pontefice, nell'altro lato c'è la figura di San Francesco, che sappiamo tutti che fu maestro di pace, maestro di fraternità universale. E quindi questa opera ha proprio questa finalità: far riflettere, scuotere un po' le coscienze e far riflettere sul grande tema della fraternità universale. Come ripeto, la nostra umanità, l'uomo, è più portato a considerare l'altro non come fratello, ma come un rivale spesso, qualcuno che gli ruba la propria identità, gli ruba il proprio modo di vivere, eccetera. Quindi dobbiamo fare tutti un grande passo avanti per creare la cultura della pace e della fraternità universale. Ecco, quindi è un'opera importante proprio perché vuole richiamare tutto questo. Ed è un'opera che, partendo da qui, da Viterbo, in questa sala, richiama proprio questo messaggio di amore e di misericordia, e chiunque è qui, no, anche si pregia della genialità di questo artista, e però si incontra con questo messaggio. Poi andrà in due luoghi simboli: una croce andrà a Lampedusa e l'altra croce andrà a San José di Costa Rica. Perché è stato scelto queste due località? Sappiamo quello che succede a Lampedusa, quello che è successo, i vari naufragi, i continui sbarchi. Quindi c'è questo dramma di un'umanità che forzatamente è costretta a spostarsi dai propri inventi, dai propri paesi, dalle proprie abitudini. Grandi polemiche, grandi così disquisizioni, però questa è la realtà. Ma nello stesso tempo a Lampedusa c'è anche l'esaltazione di quella, così, di quella fraternità, di quella dimensione dell'aiuto che fa scuola a tutti, i tanti volontari, tanti che si dedicano all'accoglienza di questi, alle prime necessità, eccetera. Ecco, veramente sono un messaggio di pace e di fraternità per noi. L'altra invece andrà a San José di Costa Rica. Perché? Perché le Nazioni Unite hanno voluto erigere in quella città l'Università della Pace. Tutti abbiamo bisogno di imparare la pace. Non c'è bisogno di andare all'università, perché la pace si costruisce nei nostri gesti quotidiani, momento per momento, gesto per gesto. E allora queste collocazioni in queste due città simbolo, che cosa stanno a significare? Stanno a significare proprio quello che il Papa diceva anche stamattina, che ci sono momenti nei quali in modo particolare, più pressante, più forte, siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per divenire noi stessi testimoni e segni efficaci dell'agire di Dio. Dio agisce con misericordia. Ecco, questo è un po' il tema centrale che questo mosaico dell'umanità, fatto da tante tessere, e siccome ho seguito un po' da vicino, lodo la pazienza veramente del maestro nel mettere insieme queste tessere. Ecco, l'umanità si costruisce pazientemente, ognuno di noi deve essere questa tessera per costruire questo volto nuovo dell'umanità, che è il volto della misericordia, il volto di Gesù Cristo. Dicevo prima, perché una croce? Cosa c'entra la croce con gli immigrati? Ecco, perché Gesù un giorno aveva detto: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ora,
Si può elevare Gesù Cristo da terra chi lo deride, chi lo piglia in giro, il Vangelo di questa domenica, chi ecco non lo riconosce, ma si può elevare da terra Gesù Cristo e metterlo nei nostri cuori e allora avremo veramente la pace e la salvezza per tutti e i nostri cuori si apriranno a questa dimensione di accoglienza, di fraternità, di solidarietà. Ecco, questo è un po' il messaggio che questa opera, bella nei colori, nella pazienza e nella espressività, vuole consegnarci a tutti noi. E quindi questo è il mio augurio, l'augurio che guardando questa opera, e presto poi andrà portata a Lampedusa, chi la guarda proprio sia stimolato ad essere questo tassello, a fare in modo che non si parli solo di pace, di pacifismo, ma si diventi costruttori di pace con i nostri gesti quotidiani, perché ognuno di noi è chiamato a fare questo. Ecco, è un'opera simbolica, molto simbolica, oltre che artisticamente valida, e questo è, credo sia il messaggio che questa croce ci dà. Grazie. E adesso è il momento dei saluti conclusivi e anche di qualcosa di particolare che lascio la parola subito al Vittorio Ioppolo, figlio del maestro Roberto, per i saluti, per alcune ringraziamenti che sono arrivati anche da illustre personalità del mondo religioso e mondo della cultura, e quindi a lui la parola. Allora, buonasera, grazie di essere qui, portavoce di mio padre Roberto Ioppolo e diciamo in qualità di direttore dell'associazione Museo Roberto Ioppolo, intanto desidero salutare tutti voi e ringraziarvi per aver partecipato e tutti i presenti che hanno ben spiegato fino adesso, e poi lascerò la parola al sindaco dottor Leonardo Michelini. Volevo portarvi i saluti che ci sono arrivati dell'ambasciatore di Costa Rica Cristina Eguizabal Mendoza, che vi leggo velocemente. Desidero ringraziarla per il cortese invito ad assistere alla presentazione della sua opera Mosaico dell'umanità, prevista per il 20 novembre a Viterbo. Purtroppo improrogabili impegni assunti in precedenza mi impediranno di partecipare a tale evento. In un momento di tanto tumulto internazionale è bello pensare e sperare che un giorno l'arte possa assumere tante asperità ed unire in una pace ed un'armonia fraterne mondi tanto diversi fra loro. In quest'ottica desidero inviarle a lei personalmente e a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell'evento i più sinceri auguri. In attesa di poterla incontrare nuovamente le porgo distinti saluti. L'ambasciatore di Costa Rica Cristina Eguizabal Mendoza. Poi volevo ci sta aspettando in diretta telefonica per portarvi un saluto il vice sindaco di Lampedusa, diciamo che è anche partner di questo progetto, che come ha ben spiegato padre Antonio, diciamo saranno tre opere che andranno in Costa Rica, a Lampedusa e qui nella sala del conclave di Viterbo. Provo a fare la telefonata. Allora, introduco, al telefono abbiamo il vice sindaco di Lampedusa, dottor Sferlazzo, che voleva portare un saluto. Yeah.
ringraziamo di aver aspettato la seduta come posto simbolo appunto per ricevere insomma questa opera insomma, e quindi niente, noi ci facciamo ancora una volta testimoni di questa vostra pensiero, e niente, avevamo pensato con l'amministrazione, col sindaco, avevamo pensato appunto di metterlo, di porre questa opera in un posto diciamo altamente simbolico della nostra isola. Voi sapete naturalmente insomma che la nostra isola da sempre, da circa 20 anni, è protagonista insomma anche diciamo da tanti, su tanti fronti per quanto riguarda appunto la migrazione, il passaggio delle persone, appunto di tante persone che vengono dal Nord Africa, un po' più sfortunate di noi, che appunto attraverso i barconi raggiungono la nostra isola. Ecco, e questo luogo simbolo noi avevamo pensato potesse essere ad esempio il cimitero, dove abbiamo realizzato un giardino proprio che è dedicato ai migranti, oppure potrebbe essere il santuario, il nostro santuario della Santa Patrona di Porto Salvo, appunto anche là c'è un bel giardino, e anche il nostro santuario è il simbolo appunto di questa, della testimonianza e dell'incontro tra culture diverse, perché appunto questa umanità che poi a Lampedusa si intreccia è presente diciamo giornalmente con varie etnie, varie razze appunto che si incontrano qua a Lampedusa, è testimoniato anche nel nostro santuario, insomma un santuario in cui si descrive e si racconta appunto che nell'antichità è visitato tanto dai musulmani quanto dai cristiani, quindi c'era questa eremita che stava appunto nel nostro santuario, e a seconda appunto dei conquistatori, del passaggio di quegli anni, appunto, poteva esporre una croce a vessillo piuttosto che la mezzaluna appunto che rappresentava appunto i musulmani, insomma questo altro tipo di religione. Quindi voglio dire, i posti simbolo a Lampedusa ce ne sono, noi aspettiamo il vostro dono, e appunto magari parlandone assieme a voi sceglieremo la collocazione migliore, ma mi sembrano insomma posti, la nostra isola è piccola, però insomma c'ha questi posti simbolo, che almeno questi due che vi ho descritto, insomma, in cui secondo noi potrebbero essere appunto luoghi in cui posizionare l'opera, che è molto bella, e quindi grazie dottore, la ringrazio veramente di cuore, lanciare questo messaggio di pace insomma che parte da Viterbo, arriva alla Costa Rica, passa da Lampedusa, insomma sì, infatti avevamo proprio bisogno diciamo della vostra adesione a questo progetto artistico, che è per noi molto importante. La ringrazio veramente di cuore. Assolutamente, voglio dire solo questo alla vostra presenza. Speriamo che continuino, insomma, e continuiamo assieme a lavorare da nord a sud dell'Italia, ma non solo, anche dell'Europa, a lavorare al lancio di queste iniziative che vanno verso noi, verso la pace, verso l'inclusione, verso la comunione tra popoli diversi, che poi insomma nella diversità secondo noi celebrano poi la bellezza insomma della vita e dell'essere umano, e invece insomma in tutti i modi cerchiamo di contrastare queste nuove politiche che stanno emergendo anche ultimamente, che sono fatte invece di muri, di filo spinato, insomma, e di proclami verso la paura, verso insomma, no? la non inclusione, verso il respingimento, l'omofobia, il respingimento dell'altra razza. Continuiamo a lavorare così, insomma, non facciamoci scoraggiare da quello che succede ai giorni nostri, perché insomma il futuro secondo noi credo che sia quello di un momento sempre di inclusione e comunque di pace tra i popoli, per condividere appunto questo spazio che abbiamo in questo periodo di vita, insomma, che ci riguarda. La ringrazio molto, dottor Sferlazzo. Il mio auspicio e il nostro augurio. Le porto un saluto di tutti i presenti nella sala del conclave della città di Viterbo. Grazie mille per le parole che ha speso, e ci aggiorniamo presto per la collocazione dell'opera.
bene, grazie e buona continuazione. Grazie, buona serata. Buona serata. Spero che qualche parola si sia capita, perché il collegamento era un po' fragile. Passo la parola comunque al nostro sindaco della città di Viterbo, il dottor Leonardo Michelini. Grazie. Grazie. Mette su eccezione, eccellenza, questa sala. Credo che la battuta che abbiamo fatto poco fa è verissima, la sala più bella e più antica della nostra città. E nel ringraziare ovviamente lei che ci ospita e ovviamente il maestro Ioppolo di questa bellissima opera, non posso che raccogliere, secondo me, una iniezione di fiducia per il futuro. Fiducia nei popoli, fiducia in questa umanità, fiducia anche grazie a quello che diceva il vice sindaco di Lampedusa. Insomma, i popoli sono la nostra diversità, il mosaico, padre, è un pezzo di un disegno, di un progetto, di un volto, della croce, insomma di qualche cosa che ha un significato. E i popoli sono un po' i pezzi di questo mosaico, e ogni popolo rappresenta la sua identità, eccellenza, come lei giustamente ha detto, la sua storia, la sua cultura, la sua religione. La forza della nostra civiltà, e qui dobbiamo ringraziare quello che ha fatto il cristianesimo, purtroppo non sempre è riconosciuto, però lo dobbiamo dire anche da laici. La forza è quella di aver innalzato l'identità dell'uomo, di rendere l'uomo sotto il profilo dell'identità uguale agli altri. E credo questa sia la forza della croce, e avere questo mosaico, dove ogni mosaico rappresenta una persona, significa rappresentare i popoli di questa terra e di questa umanità. Quindi non ci può essere pace se non c'è questa condivisione dell'identità e della dignità degli altri. Ecco, io credo che sia questo il forte segnale che arriva in questa splendida sala, e quindi ovviamente è un posto di grande prestigio, maestro Ioppolo, perché questo è un posto importantissimo, non solo per noi viterbesi, ma è importante forse a livello, diciamo, di umanità globale. E credo che, io lo dico veramente con un augurio, che possa servire anche a ricondurci a un messaggio, diciamo, di pace e anche di promotori per la pace, perché la pace inizia dal basso, inizia da noi, inizia dalle nostre famiglie, inizia dai rapporti con le persone, inizia dalla condivisione, inizia dall'accoglienza, è da lì che parte la pace. E credo che questo sia un messaggio forte che arriva a chi verrà in questa sala e potrà vederla nel suo splendore, soprattutto alla presenza di questa croce che rappresenta tutti noi e tutta l'umanità. Grazie veramente. Allora, desidero a nome dell'Associazione Museo Roberto Ioppolo, a nome di mio padre, ringraziare veramente tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto. Ci è arrivato anche, prima mi sono dimenticato, un messaggio molto importante dal Cardinal Ravasi, che non poteva partecipare oggi alla manifestazione, che ci fa un grosso augurio. Ringrazio il pubblico intervenuto, la Curia di Viterbo, nella persona di Sua Eminenza il Vescovo Monsignor Lino Fumagalli, il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, padre Antonio di Marco Antonio, custode della Basilica di Santa Croce di Firenze, e il main sponsor di tutta questa operazione, che sono le Terme dei Papi di Viterbo, diciamo che con grande entusiasmo hanno contribuito a questo progetto, e quindi noi vogliamo veramente ringraziarli di cuore. Grazie veramente. E ci è molto vicino anche il principe Doria Panfili, che ha mandato un delegato per portare un saluto. Buonasera a tutti, rubo semplicemente un momento, io sono un viterbese, fiero di esserlo, specialmente questa sera, e mi sia permesso quindi poter dire al maestro Ioppolo, perché lo sento come un dovere civico, in quanto sapere che la nostra città, attraverso la sua opera, attraverso la sua persona, non è la prima volta, riesce a raggiungere dei confini internazionali. Quindi per un viterbese questo è un onore immenso, questa è la Viterbo, città d'arte e di cultura vivente, alla quale credo tutti dobbiamo un nuovo e ulteriore applauso. Grazie tante maestro.
Conosco poi da qualche anno, mi onoro, Sua Eccellenza il Principe Jonathan Doria Pamphili, discendente di Donna Olimpia, la principessa di San Martino, che il maestro Iopolo ha conosciuto quest'anno in occasione del trasporto della macchina di Santa Rosa. E era stato appunto dal maestro invitato personalmente, purtroppo è in Brasile per motivi lavorativi, ma appunto ci manda a scrivere: saluto e ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Lino Fumagalli, vescovo della diocesi di Viterbo, ed il maestro Roberto Iopolo per l'invito a partecipare ad un evento così importante di rilevanza internazionale, qual è la presentazione dell'opera Il Mosaico dell'Umanità. Opera che in un contesto mondiale così bisognoso di armonia tra le genti va considerato come un faro capace di illuminare la strada verso una convivenza pacifica tra i popoli. Impegni già presi in precedenza non mi hanno reso possibile essere presente oggi a Viterbo, ma sono più che certo che vi saranno altre liete occasioni per ritrovarsi insieme a celebrare la vostra stupenda città. Jonathan Doria Pamphili. Grazie. Ok, lascio la parola per un saluto anche all'assessore al turismo del comune di Montefiascone. Buonasera a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Lino Fumagalli e il maestro Roberto Ioppolo per l'invito a questa opera, Il Mosaico dell'Umanità. E l'invito è stato veramente apprezzato da tutta l'amministrazione, infatti sono presente qui perché il sindaco di Montefiascone, Massimo Paolini, sarebbe molto lieto di ospitare a quest'opera anche a Rocca dei Papi di Montefiascone. Per noi veramente sarebbe una cosa molto bella. Vi ringrazio e buonasera a tutti, grazie. Grazie, grazie veramente di nuovo a tutti. Terminata la nostra presentazione, penso sia bello che ci avviciniamo facendo attenzione a girare, e chi non conosce la sala Gualtieri, la sala di Attigua, può entrare e vederla. La sala è del 1500, ma la struttura è coeva al palazzo, alla sala del Conclave, del 1264, e tra il soffitto e il tetto ci sono ancora 3 metri di affreschi del 1300, alcuni conservati bene, e tutto fa pensare che l'intera sala fosse affrescata. Non ho voluto che si facessero dei saggi, perché sapete che se entra il ministero per 5 anni si blocca tutto. Però ecco, gli affreschi sopra che li ha visti sono belli, sembra che ci sia il più antico stemma di Viterbo, il leone di Viterbo. E una delle bellezze di Viterbo non è del vescovo, eh? Il vescovo ha solo l'onere di tenerla ordinata, perché sia un bene di tutti. Chi non l'ha vista, perché alcune volte parlando con i viterbesi mi dicono non ci sono mai stato, e casa vostra, fate un giretto, vedetela, e se riusciamo a rendere visibili gli affreschi sopra e a fare dei saggi nella parte non affrescata, diventerebbe forse più accettabile l'idea di alcuni che la vera sala del conclave, dove si radunavano i 17 cardinali, che poi non erano tanti, fosse questa qui dietro, perché più piccola e interamente affrescata. A noi sta bene che sia questa, eh? Anche perché dopo che erano stati chiusi dentro dal prefetto di Viterbo e dovevano abitare e dormire con i loro domestici qui in questa sala, quindi il fatto che fosse grande e positivo. Comunque, se volete potete visitare la sala Gualtieri e così anche conoscere alcune bellezze di Viterbo,
che rendono grande la nostra città, ma con un impegno per noi però, La grandezza di Viterbo diventa una provocazione per tutti noi di continuare, sia pure con moduli diversi, quanto abbiamo ricevuto, cercando di tramandare alle nuove generazioni qualche cosa di positivo e di altrettanto positivo. Grazie veramente per questa sorpresa, per un regalo che ci concede anche di visitare questa meravigliosa sala che magari agli occhi di tanti ancora non è stata vista. Vi ringraziamo veramente di nuovo di aver partecipato, grazie per l'umanità che avete dimostrato tutti voi e buona serata. Grazie. Thank you.